Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. In questo video vi faccio vedere come registrare facilissimamente e con pochissima spesa una cover YouTube grazie alla collaborazione con... Toman. Allora ragazzi, non posso spiegarvi quanto sono felice di fare questo video e soprattutto quanto sono felice di aver collaborato con www.toman.de. Toman, per chi non lo sapesse, è il sito web, uno dei siti web più cliccati per l'acquisto di strumentazione musicale. È il posto dove praticamente i musicisti vanno a spendere il proprio stipendio intero per acquistare delle cose stupende, cioè praticamente io quando metto la testa là dentro basta, non esco più, c'è veramente di tutto. Si parte da ovviamente i microfoni per passare a strumenti di qualsiasi genere, comprese batterie, chitarre, qualsiasi cosa cerchiate, ma hanno anche software, hanno anche spartiti musicali, hanno anche strumentazione da palco, luci da palco, qualsiasi cosa vi serva per esibirvi, per fare musica, Toman ce l'ha. Quindi il video di oggi è appunto come registrare una cover YouTube facilissimamente per tutti voi a casa senza avere grandissimi materiali, ok? Tutti sappiamo che registrare in studio costa un sacco di soldi. Se volete andare a registrare in uno studio professionale vi chiedono un sacco di soldi a ora. Ha ragione, non è che ve li chiedono a caso, c'è tanto lavoro dietro, però per avere un risultato buonissimo anche da voi a casa non vi servono moltissime cose. In questo video appunto vedrete l'unboxing del PR Box che mi è arrivato da Toman. Ci posso credere! La qualità è buonissima, sono rimasta impressionata assolutamente da quello che ho trovato nello scatolone. Quindi vi spiegherò tutto quanto, vi farò vedere l'unboxing. Ragazzi, state con me. Oltretutto, in questo video troverete il link alla cover che ho realizzato con questo microfono e una fantastica sorpresa. Quindi, ragazzi, forza, guardiamo il video. Grazie Toman. Thank you.
Allora, il microfono di per sé, e mi piace un casino veramente, soprattutto per la qualità prezzo, è un microfono da studio, ma è un microfono USB. Quindi cosa vuol dire? Che semplicissimamente prendete il vostro cavo USB, collegate il microfono al computer e avete fatto. Solo il microfono costa 79 euro. 79 euro. Non vi viene neanche una bella felpa con 79 euro, ma vi viene un microfono stupendo per registrare finalmente i vostri sogni. Altrimenti c'è la possibilità di ricevere il bundle, che sarebbe il microfono, l'asta, che assolutamente vi consiglio di acquistare perché con questi microfoni non potete registrare in mano, ok? Non è come un microfono da palco, perché è super 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 sensibile e cattura qualsiasi suono, anche il suono delle vostre dita che toccano il microfono. Quindi vi serve l'asta. Poi all'interno del bundle c'è il ragno, c'è il pop killer, questo è il filtro che serve praticamente per stoppare le consonanti tipo P, T, K, tutte quelle consonanti che hanno un impatto forte sul microfono e che poi quando risentite registrato sentite k, p, p, ok? Secondo me anche questo vi serve, perché sennò il risultato non è molto professionale, quindi io lo acquisterei. Inoltre ricevete anche il software per far funzionare il microfono, che è facilissimo da settare. Io non riesco a farvelo vedere perché io ho un Mac e invece questo software funziona su Windows. La bella notizia è che se avete Windows mettete sul CD ed è facilissimo mettere sul software. Se avete Mac invece avete GarageBand, quindi in ogni caso siete pronti per partire. Vi vengono anche due cavi USB, la valigetta, 99 euro il bundle. Io, visto che tanto le altre cose vi servono lo stesso, acquisterei il bundle. Inoltre vi serve assolutamente una cuffia, e vi faccio vedere questa qua perché per la qualità che ha è veramente a un prezzo stupendo, che è 18,90 euro. Eccola qua, The T-Bone HD200, comunque trovate tutto nei link qui sotto. Ok, questa vi serve perché forse non tutti si immaginano che quando registrate vi servono le cuffie. Perché? Perché se voi registrate senza cuffie, registrate cantando la vostra voce, ma il microfono riprende anche la base che sta andando, no? Quindi cosa fate? Mettete le cuffie. Nelle cuffie sentite voi, solo voi, la base, e potete cantare, il microfono registrerà solo la vostra voce e non la base sopra la base. Quindi queste anche sono, secondo me, necessarie. Un'altra cosa che vi potrebbe servire, che non è compresa, come le cuffie non sono comprese, anche questa prossima cosa non è compresa nel bundle, è lo screen, ok? Questo è per fare un saltino in più, un piccolo upgrade, soprattutto se state registrando a casa, perché a casa magari avete qualche rumorino in più, sicuramente non essendo in uno studio di registrazione dove è tutto chiuso e pronto per registrare senza neanche una mosca che vola. Vi serve un sistema di isolamento acustico e vi faccio vedere questo qua, che quando è arrivato ho fatto un salto perché è stupendo. Stupendo, meraviglioso, poi quando lo montate sembra quasi una lampada di design, è bellissimo, sempre di The T-Bone. Eccolo qua. Oh. Praticamente questo è fatto circolare, è un mezzo cerchio ed è fatto all'interno. Rossetto. All'interno è fatto in spugna fonoassorbente, che appunto serve per isolare la vostra voce dagli altri suoni. Bene, tutto ciò trovate il link qui sotto. Mi raccomando, date un'occhiata al sito dove ci sono un altro milione di cose stupende, ok? E dove ho speso un sacco dei miei stipendi, non solo io ma anche mio marito, tutti i miei musicisti, mia sorella e tutti quelli che conosco che suonano. Bene. Sotto il video, nella description box, trovate i link per acquistare tutte queste cosine che vi faccio vedere, direttamente nella mia area personale di Thoman. Chiunque acquisti da quel link riceverà una lezione Skype gratuita assieme a me. Yeah! Ci possiamo incontrare finalmente, e sono strafelice di regalarvela perché me la chiedete in tanti mi avete scritto se ci possiamo incontrare via Skype, e questa finalmente è l'occasione. Quindi vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio Thoman per questa possibilità che mi ha dato di provare e testare questi strumenti
stupendi. Qui sopra troverete il link alla cover che ho realizzato con tutta questa strumentazione fornita da Thomann, quindi date un'occhiata per vedere un po' il risultato che potete avere anche voi. Grazie per essere stati insieme a me, un grande bacio, alla prossima!